passione, il pellegrinaggio dell'Addolorata. E il Troccolante ora riceve un abbraccio da parte del priore Vecchi, con l'augurio naturalmente di fare un buon pellegrinaggio sereno. Vedete le scarpe, quindi non sono a piedi nudi, come vi dicevo, a differenza dei confratelli del Carmine, scarpe nere con una coccarda bianca, e poi questo l'abito di rito, la mozzetta, poi il medaglione, il cappuccio che è sollevato in questo momento, poi c'è una corona di spine, non è una corona di spine vera, reale, ma è solo un simbolo naturalmente, questo è il crepitacolo, questo strumento caratteristico, e vediamo appunto l'uscita del confratello che si è aggiudicato il simbolo guida di questa processione. Questo è un richiamo per i confratelli, quindi appunto la troccola. Avete visto i due bambini che sono le due pesare, cioè vengono chiamate così. Un suono molto particolare, intenso, vedete tanta gente, poi c'è anche, come dire, la sicurezza che è garantita, lo ricordiamo, dalla polizia locale, poi ci sono in alta uniforme non soltanto gli esponenti della polizia locale, ma anche carabinieri, polizia di Stato, che saranno al fianco poi del simulacro della Vergine. Intanto il Troccolante comincia a scendere, sempre dalla parte sinistra, guardando frontalmente la chiesa, a destra uscendo dalla stessa, comincia a scendere questi gradini. Gradini che saranno scesi anche dai confratelli che reggono la statua della Vergine, e come sempre sarà un'operazione abbastanza complessa e delicata per evitare pericolose oscillazioni e un peso non indifferente. Tra l'altro vogliamo ricordare che la statua della Vergine è ad altezza d'uomo naturale, circa 1,80 m di altezza, una statua in legno che risale al XVII secolo ed è di autore ignoto, ancora non si è riusciti a individuare l'autore. Sentite anche suoni di banda, perché ci sono due complessi bandistici che seguiranno questa processione. Il primo brano, la prima marcia funebre che sarà eseguita, per tradizione viene suonata, viene eseguita solo all'uscita della statua della Vergine Addolorata, non prima. Ci sono due complessi bandistici, c'è l'orchestra di fiati Santa Cecilia di Taranto che è dietro la troccola, e poi c'è il complesso bandistico Paisiello che sarà invece dietro il simulacro dell'Addolorata. 15 le poste, ovvero le coppie di confratelli, poi ci sono i tre crociferi, mentre la troccola, la vedete inquadrata, risale al 1912, c'è anche una scritta che indica anche il suo autore o colui che ha donato questo simbolo, si legge V. Montrone, ed è un'altra testimonianza del passato. Sentiamo Rosalba De Giorgi. Sì, con me l'ingegner Francesco Notaro. Se ci spostiamo un po' più su, neocomandante dei Vigili del Fuoco di Taranto, lui, dicevo prima, è di Lamezia Terme, quindi buonasera, sì, intanto. Grazie, buonasera a voi. È la prima volta che vive questi riti? Sì, è la prima volta e sono da pochi mesi a Taranto, non conoscevo questi riti della Settimana Santa e quindi li vivo per la prima volta e sono veramente suggestivi e affascinanti.
Penso che sia un bellissimo momento, vedo la città particolarmente presente, insomma non credevo di vedere tanta partecipazione in una diciamo, manifestazione, in una processione come questa che dura poi di fatto tutta la notte e a quest'ora tarda vedo una partecipazione enorme. Quindi è toccante particolarmente. Ingegnere, è la prima volta che i Vigili del Fuoco partecipano a questa processione, so che è stata una vostra volontà. Sì, è stata una volontà espressa proprio dal personale che del comando provinciale di Taranto. E quest'anno per la prima volta abbiamo avuto questo contatto diretto con il Priore che ha accolto favorevolmente ovviamente la nostra volontà e quindi insieme abbiamo organizzato questo percorso che ha visto quindi la partecipazione di 14 Vigili del Fuoco che parteciperanno da questo momento per tutta la durata della processione. Poi domani ci dirà. Domani vi dirò, domani sarà anche un'altra giornata particolarmente impegnativa, quindi anche con il secondo momento che ci vedrà partecipare solamente nella fase iniziale, nel caso di domani, però ecco, l'importante è stare insieme, a partecipare insieme a tutta la cittadinanza a questo bellissimo momento. Fino a questo momento, no, per quello che ha vissuto, che cosa l'ha colpita più di tutto? Ma sicuramente la partecipazione silenziosa in preghiera di tanta gente che quindi ha anche fede significa anche speranza, quindi speranza così come ha detto anche l'Arcivescovo per questa città e soprattutto anche per la rinascita anche di questa particolare parte della città che è questa parte della città vecchia. Grazie all'ingegner Francesco Notaro, comandante dei Vigili del Fuoco, grazie. Io vorrei anche sentire il comandante della Polizia Locale perché c'è un grande controllo del territorio nella città vecchia. Ecco, buonasera. Buonasera al comandante Matichecchia. Sappiamo che quest'anno sentiremo meno l'odore della carne arrosto, degli abusivi che si posizionano lungo i vicoli, è così? Noi speriamo di sì, abbiamo intensificato questa attività, abbiamo 15 unità che si stanno interessando prevalentemente di questo servizio. I risultati sembra che ci siano, si vede meno movimento, si sente meno odore come dicevi, quindi speriamo che alla fine il risultato sia positivo. In quanti siete stasera? Stasera siamo 15, si interessano di commercio e poi altri 30 per quanto riguarda la viabilità, quindi garantiremo tutto il servizio per la notte, per scorta alla Madonna e quindi anche per il servizio di viabilità. E domani? E domani saremo di più, saremo intorno ai 50-60 perché dobbiamo garantire tutti gli incroci, quindi sempre la scorta alle statue e più tutti gli incroci da coprire, quindi domani di più. Un invito ai tarantini, ovviamente in particolare agli automobilisti. Ma un invito è quello certamente al di là di rispettare le regole ma anche di essere un po' pazienti, quindi di evitare polemiche, critiche, ma di comunque capire che è un contesto particolare, un contesto che riguarda la città di Taranto, ci sono turisti, quindi anche loro devono comunque sacrificarsi un pochettino, quindi non agitarsi più del dovuto. E possibilmente di lasciare la macchina parcheggiata sotto casa e di utilizzare i mezzi pubblici. Certamente. Grazie al comandante della Polizia Locale. Michele Matichecchia. Grazie e noi in attesa di vedere la statua della Vergine diamo la linea alla regia per un brevissimo stacco pubblicitario.
Dunque tra pochi minuti vedremo apparire questa meravigliosa immagine, l'Addolorata, per la quale c'è una grande devozione a Taranto e non solo. Quest'anno c'è stata un'altra novità e quindi anche in questo caso una scelta del nuovo consiglio di amministrazione della confraternita dell'Addolorata e San Domenico, ovvero di non avvalersi del servizio di sicurezza degli scout e della protezione civile che è comunque presente per qualsiasi evenienza, ma non è ai margini per fare un po' spazio alla processione, e questo è meglio visibile proprio andando a scorgere il pendio. Proprio sotto la chiesa di San Domenico vedrete anche la banda, il troccolante che è davvero immerso nella folla, e perché il priore e il consiglio di amministrazione hanno voluto che la gente abbracciasse, fosse parte integrante della processione, senza alcun vincolo, senza alcun divieto. Certo, qualcuno obietterà, così diventa quasi al limite della claustrofobia, troppo ammassati, troppe persone addosso, ma era lo spirito che si è voluto dare, ovvero un abbraccio del popolo, così come l'ha definito l'arcivescovo, alla Madonna Addolorata. Questo è il significato. Intanto altri particolari, ecco, vedete, questa immagine dà l'idea dell'assenza di questi cordoni che fanno un po' da ala al passaggio della processione, quindi c'è un momento davvero particolare dove tante persone sono tutte insieme, questo sul pendio. Ovviamente il numero di persone che invece si trova di fronte verso il mare è aumentato a dismisura, tant'è che addirittura sulla cosiddetta ringhiera ci sono delle persone, e cercheremo anche di mostrarvele, perché alcuni sono persino arrampicati su alcune costruzioni che sono nelle vicinanze, ed è un ulteriore segnale, ecco, questa è la testimonianza più tangibile di una enorme partecipazione, mentre altra gente è già in attesa in piazza Fontana. E poi per tutto il percorso naturalmente ci sarà l'opportunità di vedere un gran numero di cittadini e di forestieri, lo vogliamo ricordare, per assistere a questo rito. Ecco, piedi nudi, questo è uno dei crociferi, i portatori delle croci scendono con il volto scoperto per ragioni di sicurezza, naturalmente, perché devono scendere questi gradini, questa scalinata, e quindi avere il volto coperto sarebbe un grosso problema. Poi tutti procederanno con il cappuccio calato sul volto, con la sola eccezione dei portatori delle sdanghe, e vi diremo appunto qualcos'altro in più. Ascoltiamo intanto Rosalba De Giorgi insieme all'arcivescovo di Taranto. Prego Rosalba. Monsignor Santoro, buonasera. Buonasera, eccoci qua. Eccoci, anche quest'anno per fortuna senza pioggia. Sì, per fortuna senza pioggia, un po' di freddo, freddo pungente, sembra di essere in inverno, però il calore del cuore è più forte del freddo, e quindi noi ci troviamo alla partenza di questo pellegrinaggio pieni di speranza e pieni di audacia. Lei ha detto che i nostri riti sono una ricchezza e la pietà popolare un patrimonio. Qual è il modo migliore per conservarli? Il modo migliore è di viverli a partire dalla fede.
a partire da quello che rappresentano, cioè non rappresentano un simbolismo antico senza incidenza nel presente, rappresentano l'amore che si dona, l'amore che anche nel momento drammatico, più drammatico che la Madonna vive, la perdita di un figlio condannato ingiustamente, nel momento più drammatico è presente con il cuore pieno di speranza, con il cuore pieno di dolore, trafitto dalla spada, ma pieno di speranza. Quindi è a partire dalla fede di Dio che si dona a noi, della Madre di Dio che ci rimane vicina, è possibile. La compagnia di Dio a noi è il modo migliore per farci vivere anche le pratiche religiose e le processioni della Settimana Santa e questo momento straordinario. La fede rigenera tutto, se no le cose sarebbero puro folklore, invece è molto di più. È il dono che la processione, passando per le strade, per le case, porta davanti ad ogni casa, ad ogni città, porta in ogni casa attraverso la televisione, in ogni casa la benedizione di Dio, in ogni casa agli ammalati una parola di conforto, in ogni casa una parola di speranza. Oggi pomeriggio la lavanda dei piedi a Roma, quella del Santo Padre ai disabili, lei nella Basilica di San Cataldo ai pescatori. Perché ha scelto i pescatori? Ho scelto i pescatori perché c'è stato in questi mesi tutto un lavoro per il recupero della città vecchia, per la rinascita sia umana che urbanistica della città. Abbiamo fatto una bellissima, straordinaria assemblea in Episcopio e allora volevo dare un segno della vicinanza alla città vecchia e a questa categoria dei pescatori, che sono quelli che soffrono per le circostanze. Quindi proprio i Cavalieri del Santo Sepolcro hanno volentieri ceduto il posto, io ho chiesto, e quindi dare un segno. Sono stati contentissimi, commossi, in pianto, e hanno accolto il segno di questa preferenza perché possa continuare la loro attività, la loro vita, e con loro rinascere l'insieme della città vecchia. Anche lei si rivolge costantemente all'Addolorata quando le viene chiesto aiuto. Che cosa chiede? Beh, chiedo innanzitutto che come madre protegga i suoi figli, particolarmente quelli che soffrono, quelli che hanno abbandonato la fede, quelli che sono perduti, quelli che ormai gli cadono le braccia, quelli che dicono non ce la faccio più, che sia vicino proprio alle persone che più sofferenti. E la madre ascolta, la madre assume su di sé il dolore, ma lo vuole liberare, lo vuole togliere dai figli. Per questo la invoco come madre della nostra città, madre della nostra terra. Lei nei giorni scorsi ha parlato anche con gli operai dell'ILVA, con i disoccupati organizzati, con gli operai della Dusman che protestano dinanzi alla sede dell'ammiragliato. Certo, lo dirò nel discorso, sono andato a trovarli, mi hanno chiesto di visitare, di parlare col ministro, sono riuscito a parlare col ministro della difesa e mi sono interessato, cioè proprio così, è come un'attenzione alla condizione di questi che perdono il loro posto di lavoro. Perciò lo facciamo proprio col cuore, la vicinanza a tutti, perché non c'è categoria che non abbia bisogno di vicinanza soprattutto. Non sarò io a risolvere i problemi, però mi faccio voce, prendo a cuore la causa e cerchiamo di offrire la luce che viene dalla fede e dalla esperienza della solidarietà umana. Quanto meno ci prova. Grazie a Monsignor Filippo Santoro, grazie per la sua grande disponibilità. Grazie. Con me c'è anche una consorella, ecco, approfitto prima che arrivi l'Addolorata, Paola Galeone, che adesso ha un prestigioso incarico governativo nel Friuli Venezia Giulia. Ieri sera, in occasione di una iniziativa che abbiamo seguito anche nel nostro TG, ha parlato della Settimana Santa. Io stessa le ho chiesto, dottoressa Galeone, lei parla dei riti della Settimana Santa come una tarantina che vive a tantissimi chilometri di distanza, però il sentimento che prevale non è la nostalgia. Infatti, io vengo qui e lo ripeto, lo ribadisco questa sera, perché partecipare a questi riti mi ricarica. Non è un momento di malinconia, non è un momento di tristezza, ma è un momento per essere fieri del nostro territorio, un nostro territorio che sicuramente ha bisogno di tante attenzioni, però sicuramente, come diceva anche Sua Eccellenza prima, questo popolo che partecipa è un popolo che quindi ha ancora una grande voglia di riscatto. Soltanto per un anno è mancata questo bellissimo rito,
almeno l'anno scorso ha sentito la mancanza di questa processione. Certo, infatti ero stata insignita dell'onorificenza di Dama del Santo Sepolcro e ho dovuto frequentare, ovviamente ho dovuto partecipare, però per me il cuore è rimasto a Taranto. Grazie, grazie alla dottoressa Paola Galeone. Angelo. Sì, grazie. Intanto scorgiamo già la immagine, la sagoma di questa statua bellissima che tra poco varcherà il portone e sarà collocata sul cosiddetto ballatoio di questa scalinata. E poi, come consuetudine, l'arcivescovo parlerà, terrà un breve discorso oltre a una preghiera. E poi la prima marcia funebre, che solitamente è a gravame del maestro Domenico Bastia, compositore che è molto apprezzato da chi ama questa tradizione musicale che accompagna i riti della Settimana Santa a Taranto. Solitamente l'apparizione della Vergine viene salutata da un applauso da parte della folla, che ovviamente dà un segno di affetto Calba, ovviamente il microfono sull'arcivescovo, e di devozione, mentre altri confratelli stanno scendendo le scale, e quindi tra un po' si potrà snodare la processione nel suo percorso regolare. Proprio per quella folla che si ammassava è stato, come dire, predisposto un piccolo accorgimento da parte anche delle forze dell'ordine per lasciare un po' di spazio, perché il pendio è molto stretto, molto angusto, e quindi la massiccia presenza di persone potrebbe determinare qualche problema, quindi solo per una ragione di sicurezza. Ma ci sarà questo abbraccio ideale voluto dal priore Vecchi e dal suo consiglio di amministrazione. Nel suo discorso l'arcivescovo parlerà appunto di lavoro, ma intanto ascoltiamo l'aggravame di Domenico Bastia. Thank you.
ora il messaggio dell'Arcivescovo. Ti aspettavamo, madre, abbiamo atteso tutti l'ora del tuo apparire. Il freddo non ci ha fermati, perché grande è l'amore di questo tuo popolo e immenso è il tuo amore, o madre. Tutta questa notte il freddo non ci fermerà. Dal venerdì santo a mattina inoltrata fino al giovedì santo dell'anno successivo i tarantini attendono il tuo affacciarti, il tuo essere con noi. Chi non è di queste parti non comprende appieno l'emozione di incrociare il tuo volto e seguire quel tuo sguardo che orienta tutti i nostri sguardi verso il cielo. Immacolata Madre di Dio, addolorata, mira il tuo popolo, bella Signora, sì, perché senza di te noi non siamo il popolo di Gesù. Non si può parlare di Chiesa se non sei presente tu insieme a tuo figlio. Accade che per la fede le tue lacrime asciughino le nostre lacrime. Ti abbiamo strappato il cuore, Santa Madre, a causa di tanti peccati, eppure tu a noi continui a tenderlo dolcemente e sembri dire con il profeta: vi toglierò il cuore di pietra, vi darò un cuore di carne. Saluto Don Mimino 40, il priore Raffaele Vecchi e tutti i nostri confratelli e consorelle che stanno per porgere a noi fedeli i primi simboli della passione. Voglio incoraggiarli paternamente perché la stanchezza durante la notte non prenda mai il sopravvento, per poter continuare fino al compimento di questo atto di pietà popolare così importante per noi. Vorrei ringraziare tutti gli operatori dell'informazione, i loro editori, che con tanta generosità diffondono i sacri riti e ci permettono così di mandare un saluto a tutti i tarantini che risiedono fuori, agli ammalati, in particolare tutti quelli che nelle case ci seguono. Il nostro saluto agli ammalati che hanno bisogno del conforto e della benedizione della madre, a tutte le persone costrette in casa. Ma l'augurio più grande del vostro vescovo è a tutti voi che gremite la scalinata e tutto questo spazio dinanzi alla storica chiesa di San Domenico. Chiedo a Maria di abbracciarvi e di benedirvi tutti. È inevitabile che chi guarda e partecipa alla processione si attenda che chi sta sotto la statua voglia con tutto il cuore, con tutte le sue forze, somigliare per coerenza al simulacro che porta sulle spalle. Date quindi, fratelli e sorelle, con audacia seguito alle vostre buone intenzioni, appartenendo a Cristo con tutta la vita. E come non notare la prontezza di Maria, che per prima qui a Taranto apre le processioni, è la prima processione. Non aspetta, si alza, parte, va incontro. D'altronde Maria, fin dalle prime battute del Vangelo, lega il suo eccomi ad una partenza, verso chi ha bisogno, verso sua cugina Elisabetta. Ella si muove per amore e ci invita a non attendere oltre, a rischiare la notte per i nostri fratelli. Aiutaci a fare come hai fatto tu, ad alzarci, a servire, ad andare incontro agli altri, ad andare particolarmente incontro a chi soffre. Che fede è la nostra se rimaniamo seduti e nel lamento, senza passione per il bene comune? Ci dice Papa Francesco nel documento Evangelii Gaudium, la gioia del Vangelo. Così dice Papa Francesco: Maria è colei che sa trasformare una grotta per animali nella casa di Gesù, con alcune povere fasce e una montagna di tenerezza.
e colei che ha il cuore trafitto dalla spada e che comprende tutte le pene. Riunisce intorno a sé i figli che con tante fatiche vengono pellegrini per vederla e per lasciarsi guardare da lei. Qui trovano la forza per sopportare le sofferenze e le stanchezze della vita. In questi giorni ho incontrato e confessato tante persone che mi dicevano: «Padre, non ce la faccio più, mio marito è disoccupato, dobbiamo portare avanti la famiglia». E un'altra signora che mi dice: «Ma perché devo patirle tutto io?». E un ragazzo di 12 anni, mi dicono che la fede non serve a niente, ma questi non mi vogliono bene, mi vogliono solo sfruttare. E così tanti altri. A notte fonda, cari amici, non si esce più di casa se non per gravi motivi. Figuratevi quanto sia inopportuno per una donna lasciare la propria dimora da sola e di notte. Maria lo fa perché di urgente c'è la nostra vita, la nostra salvezza. Ella rischia la notte, è una mamma in cerca dei suoi figli. In mezzo alla crisi abbiamo bisogno di tante cose, ma soprattutto abbiamo bisogno di un amore infinito, l'amore di Dio e l'amore della madre. Ma il pianto di questa madre non ci muova solo a compassione, ci muova a conversione, perché ella sa dove trovarci, così come Maria sa dove condurci. A Gesù per Maria, cantano i santi, a Gesù per Maria vogliono inneggiare i tarantini questa notte. Cari fratelli e sorelle, l'addolorata, fasciata nel suo velo nero, raccoglie il dolore di ciascuno di noi con le sue braccia tese, ma promette fin da ora la certezza della resurrezione. Raccoglie il dolore di chi ha visto per causa dell'inquinamento la morte dei propri cari, la malattia dei propri figli, per chi ha visto l'angoscia dei padri che rischiano il posto di lavoro. Sabato scorso ho visitato vicino al ponte Girevole, vicino al monumento del marinaio, gli operai dell'indotto della Marina in profonda angustia per i tagli che stanno per tagliare il loro lavoro e la loro vita. Mi hanno accolti con gratitudine e loro mi hanno chiesto di chiamare il ministro della difesa e l'ho fatto subito. E lei mi ha risposto e lunedì sono venuti tutti a ringraziarmi. Grazie eccellenza Don Filippo perché ci ha visitati, non ci ha lasciati soli. Così fa la Madre di Dio, non ci lascia mai soli. Madre Santa, Vergine addolorata, ti affido tutti questi tuoi figli. Benedici Taranto e in modo particolare questa città vecchia, perché a partire dai bisogni di quelli che ci abitano e con l'impegno di tutti possa risorgere. Che la nostra città vecchia con la tua protezione possa risorgere, Madre Santa. Proteggi tutti i figli e tutte le figlie, specie quelli che hanno perso la strada del ritorno a casa. Benedici, Maria, le donne della nostra comunità e tutte le donne del mondo. Sappiamo di essere tutti in quel cuore trafitto che tieni in mano e con il quale ci parli. Ti seguiamo, Madre di Dio, con fiducia. Madre di Dio, prega per noi. Madre di Dio, prega per Taranto. Donaci l'amore infinito di tuo figlio. Dona a Taranto, a tutta la nostra terra, a tutta la nostra gente, la tua materna benedizione. Grazie infinite, Madre addolorata, grazie infinite, Madre nostra. Questa la preghiera e questo il discorso. Ora la linea alla nostra regia.
Chiesa. Ora la statua della Vergine Addolorata raggiungerà il pendio dopo questa delicata operazione che vede impegnate tante persone per garantire stabilità al simulacro, quindi la discesa della scalinata, e sono i confratelli ma anche le forcelle, i portatori delle forcelle di cui vi parleremo tra un po', che provvedono a questa operazione non agevole come si può certamente immaginare. Avete sentito anche un applauso all'apparire del simulacro sul portone, un applauso ha suggellato anche il discorso accorato dell'arcivescovo di Taranto ed è presumibile che ci possa essere un altro applauso, un applauso di benvenuto, per così dire, di benvenuta alla Vergine Addolorata allorquando sarà proprio sul pendio e quando sarà ultimata questa operazione così complessa. È un saluto, sarà un saluto, ma sarà anche un gesto liberatorio per una tensione che sempre accompagna questo momento, che richiede forza, richiede agilità per quanto riguarda il girarsi anche come in questa fase senza urtare nulla, e quindi comprenderete che un po' tutti sono con il fiato sospeso, ma l'operazione è quasi ultimata e quindi la gente è pronta ad accogliere l'Addolorata. Tantissimi flash, vedete, tanti fotografi, tante persone che cercano un'immagine, e ora è nuovamente sulle spalle dei confratelli. Quest'anno questi confratelli hanno offerto 70.000 euro per aggiudicarsi questo privilegio di portare in pellegrinaggio la Vergine Addolorata, ed è l'unica statua, lo ricordiamo, di questa processione. Ci sono altri simboli di cui vi abbiamo già parlato, la troccola, la croce dei misteri, sono simboli che vedremo anche nella processione dei Sacri Misteri domani venerdì santo, ma sono simboli diversi, ecco, non sembri una contraddizione, sono analoghi ma sono diversi, ogni confraternita ha i propri simboli. E anche nella processione dei Sacri Misteri, voglio ricordarlo, certamente non nei tarantini, c'è una statua dell'Addolorata che è diversa da questa. Ora ancora le note delle marce funebri, prima abbiamo ascoltato la banda Paisiello, ora sento in lontananza invece l'altra banda, quella che segue la troccola, che è il complesso di fiati Santa Cecilia, che è diretto dal maestro Gregucci, e sono tutti schierati i musicanti con le rispettive divise dei vari complessi bandistici, e c'è l'opportunità naturalmente per i confratelli per la caratteristica nazzicata. Che cos'è la nazzicata? Beh, insomma, i tarantini lo sanno molto bene, è un'andatura lentissima, si procede davvero molto piano e ci si dondola quasi, è una oscillazione che continua anche quando non ci sono le note delle marce funebri ad accompagnare questo passo scandito, ed è un'ulteriore penitenza, un ulteriore sacrificio. Mentre, ecco, ci soffermiamo sull'abito della Vergine, perché è un abito nuovo grazie a dei confratelli che hanno fatto dono della stoffa e poi della confezione dell'abito, e ci sono delle donne che provvedono alla vestizione della Vergine con una donna che, pensate, lo ha fatto per 50 anni e quest'anno il priore Vecchi ha voluto riconoscerle con una targa tutta
tutta la vicinanza e la gratitudine del Pio Sodalizio. Ma a proposito di bande, poi vi diremo qualcos'altro dell'abito della Vergine, ascoltiamo Rosalba De Giorgi. Sì, sono con il maestro Simonetti. Maestro, buonasera, siamo in diretta. La banda Paisiello anche questa sera ha dato il là con la musica alla processione dell'Addolorata con aggravame di Domenico Bastia, come accade ormai da circa 30 anni. Sì, da oltre 30 anni, e per noi questo momento è un momento molto particolare, lo viviamo con grande emozione, con grande intensità e quindi partecipazione anche spirituale, non solo professionale, ma ognuno dei componenti si immedesimano. È un vivere, un'emozione molto 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 profonda che si rinnova ogni anno ed è sempre diversa da un anno all'altro. La grande orchestra di fiati avanti sta suonando sulla tomba dei camiottisti. La prossima marcia quale sarà? La nostra marcia ora sarà Giovedì Santo del maestro Bonelli, è proprio a tema perché proprio stiamo entrando nel venerdì, quindi è proprio a tema, ecco. Grazie maestro. Vi dicevamo dunque dell'abito nuovo per iniziativa di alcuni confratelli e di queste donne che provvedono con il giusto rispetto alla vestizione della Vergine Addolorata. Poi ci sarà il rito del settimo giorno, cioè tra 7 giorni, esattamente il 24 aprile. La statua poi sarà il pellegrinaggio dell'Addolorata e il troccolante ora riceve un abbraccio da parte del priore Vecchi con l'augurio naturalmente di fare un buon pellegrinaggio sereno. Vedete le scarpe, quindi non sono a piedi nudi come vi dicevo, a differenza dei confratelli del Carmine, scarpe nere con una coccarda bianca e poi questo l'abito di rito, la mozzetta, poi il medaglione, il cappuccio che è sollevato in questo momento, poi c'è una corona di spine, non è una corona di spine vera, reale, ma è solo un simbolo naturalmente, questo è il crepitacolo, questo strumento caratteristico, e vediamo appunto l'uscita del confratello che si è aggiudicato il simbolo guida di questa processione. Questo è un richiamo per i confratelli, quindi appunto la troccola. Avete visto i due bambini che sono le due pesare, cioè vengono chiamate così. Un suono molto particolare, intenso, vedete tanta gente, poi c'è anche come dire, la sicurezza che è garantita, lo ricordiamo, dalla polizia locale, poi ci sono in alta uniforme non soltanto gli esponenti della polizia locale ma anche carabinieri, polizia di Stato che saranno al fianco poi del simulacro della Vergine. Intanto il troccolante comincia a scendere sempre dalla parte sinistra guardando frontalmente la chiesa, a destra uscendo dalla stessa comincia a scendere questi gradini che saranno scesi anche dai confratelli che reggono la statua della Vergine, e come sempre sarà un'operazione abbastanza complessa e delicata per evitare pericolose oscillazioni e un peso non indifferente. Tra l'altro vogliamo ricordare che la statua della Vergine è ad altezza d'uomo naturale, circa 1,80 m di altezza, una statua in legno che risale al XVII secolo ed è di autore ignoto, ancora non si è riusciti a individuare l'autore. Sentite anche suoni di banda perché ci sono due complessi bandistici
che seguiranno questa processione. Il primo brano, la prima marcia funebre che sarà eseguita, per tradizione viene suonata, viene eseguita solo all'uscita della statua della Vergine Addolorata, non prima. Ci sono due complessi bandistici, c'è l'orchestra di fiati Santa Cecilia di Taranto che è dietro la troppola e poi c'è il complesso bandistico Paisiello che sarà invece dietro il simulacro dell'Addolorata. 15 le poste, ovvero le coppie di confratelli, poi ci sono i tre crociferi, mentre la troccola, la vedete inquadrata, risale al 1912, c'è anche una scritta che indica anche il suo autore o colui che ha donato questo simbolo, si legge V. Montrone ed è un'altra testimonianza del passato. Sentiamo Rosalba De Giorgi. Sì, con me l'ingegner Francesco Notaro, se ci spostiamo un po' più su, neocomandante dei Vigili del Fuoco di Taranto. Lui, dicevo prima, è di Lamezia Terme, quindi buonasera, sì, intanto. Grazie, buonasera a voi. È la prima volta che vive questi riti? Sì, è la prima volta e sono da pochi mesi a Taranto, non conoscevo questi riti della Settimana Santa e quindi li vivo per la prima volta e sono veramente suggestivi e affascinanti. Penso che sia un bellissimo momento, vedo la città particolarmente presente, insomma non credevo di vedere tanta partecipazione in una manifestazione, in una processione come questa che dura poi di fatto tutta la notte e a quest'ora tarda vedo una partecipazione enorme, quindi è toccante particolarmente. All'altro, ingegnere, la prima volta che i Vigili del Fuoco partecipano a questa processione, so che è stata una vostra volontà. Sì, è stata una volontà espressa proprio dal personale che del comando provinciale di Taranto e quest'anno per la prima volta abbiamo avuto questo contatto diretto con il priore che ha accolto favorevolmente ovviamente la nostra volontà e quindi insieme abbiamo organizzato questo percorso che ha visto quindi la partecipazione di 14 Vigili del Fuoco che parteciperanno da questo momento per tutta la durata della processione. Poi domani ci dirà. Domani vi dirò, domani sarà anche un'altra giornata particolarmente impegnativa, quindi anche con il secondo momento che ci vedrà partecipare solamente nella fase iniziale, nel caso di domani, però ecco, l'importante è stare insieme e partecipare insieme a tutta la cittadinanza a questo bellissimo momento. Fino a questo momento, no, per quello che ha vissuto, che cosa l'ha colpita più di tutto? Ma sicuramente la partecipazione silenziosa in preghiera di tanta gente che quindi ha anche fede significa anche speranza, quindi speranza così come ha detto anche l'Arcivescovo per questa città e soprattutto anche per la rinascita anche di questa particolare parte della città che è questa parte della città vecchia. Grazie all'ingegner Francesco Notaro, comandante dei Vigili del Fuoco, grazie. Io vorrei anche sentire il comandante della Polizia Locale perché c'è un grande controllo del territorio nella città vecchia. Ecco, buonasera al comandante Matichecchia. Sappiamo che quest'anno sentiremo meno l'odore della carne arrosto, degli abusivi che si posizionano lungo i vicoli, è così? Noi speriamo di sì, abbiamo intensificato questa attività, abbiamo 15 unità che si stanno interessando prevalentemente di questo servizio. I risultati sembra che ci siano, si vede meno movimento, si sente meno odore come dicevi, quindi speriamo che alla fine il risultato sia positivo. In quanti siete stasera? Stasera siamo 15, si interessano di commercio e poi altri 30 per quanto riguarda la viabilità, quindi garantiremo tutto il servizio per la notte, per scorta alla Madonna e quindi anche per il servizio di viabilità. E domani? E domani saremo di più, saremo intorno ai 50-60 perché dobbiamo garantire tutti gli incroci, quindi sempre la scorta alle statue e più tutti gli incroci da coprire, quindi domani di più. Un
invito ai tarantini, ovviamente in particolare agli automobilisti? Ma un invito è quello, certamente, al di là di rispettare le regole, ma anche di essere un po' pazienti, quindi di evitare polemiche, critiche, ma di comunque capire che è un contesto particolare, un contesto che riguarda la città di Taranto, ci sono turisti, quindi anche loro devono comunque sacrificarsi un pochettino, quindi non agitarsi più del dovuto. E possibilmente di lasciare la macchina parcheggiata sotto casa e di utilizzare i mezzi pubblici. Certamente. Grazie al comandante della Polizia Locale, Michele Matichetti. Grazie, e noi, in attesa di vedere la statua della Vergine, diamo la linea alla regia per un brevissimo stacco pubblicitario. Dunque, tra pochi minuti vedremo apparire questa meravigliosa immagine, l'Addolorata, per la quale c'è una grande devozione a Taranto e non solo. Quest'anno c'è stata un'altra novità e quindi anche in questo caso una scelta del nuovo consiglio di amministrazione della confraternita dell'Addolorata e San Domenico, ovvero di non avvalersi del servizio di sicurezza degli scout e della protezione civile che è comunque presente per qualsiasi evenienza, ma non è ai margini per fare un po' spazio alla processione, e questo è meglio visibile proprio andando a scorgere il pendio. Proprio sotto la chiesa di San Domenico vedrete anche la banda, il troccolante che è davvero immerso nella folla, e perché il priore e il consiglio di amministrazione hanno voluto che la gente abbracciasse, fosse parte integrante della processione, senza alcun vincolo, senza alcun divieto. Certo, qualcuno obietterà, così diventa quasi al limite della claustrofobia, troppo ammassati, troppe persone addosso, ma era lo spirito che si è voluto dare, ovvero un abbraccio del popolo, così come l'ha definito l'arcivescovo, alla Madonna Addolorata. Questo è il significato. Intanto altri particolari, ecco, vedete, questa immagine dà l'idea dell'assenza di questi cordoni che fanno un po' da ala al passaggio della processione, quindi c'è un momento davvero particolare dove tante persone sono tutte insieme, questo sul pendio. Ovviamente il numero di persone che invece si trova di fronte verso il mare è aumentato a dismisura, tant'è che addirittura sulla cosiddetta ringhiera ci sono delle persone, e cercheremo anche di mostrarvele, perché alcuni sono persino arrampicati su alcune costruzioni che sono nelle vicinanze, ed è un ulteriore segnale, ecco, questa è la testimonianza più tangibile di una enorme partecipazione, mentre altra gente
è già in attesa in piazza Fontana, e poi per tutto il percorso naturalmente ci sarà l'opportunità di vedere un gran numero di cittadini e di forestieri, lo vogliamo ricordare, per assistere a questo rito. Ecco, piedi nudi, questo è uno dei crociferi, i portatori delle croci scendono con il volto scoperto per ragioni di sicurezza naturalmente, perché devono scendere questi gradini, questa scalinata, e quindi avere il volto coperto sarebbe un grosso problema. Poi tutti procederanno con il cappuccio calato sul volto, con la sola eccezione dei portatori delle sdanghe, e vi diremo appunto qualcos'altro in più. Ascoltiamo intanto Rosalba De Giorgi insieme all'Arcivescovo di Taranto. Prego Rosalba. Monsignor Santoro, buonasera. Buonasera, eccoci qua. Eccoci, anche quest'anno per fortuna senza pioggia. Sì, per fortuna senza pioggia, un po' di freddo, freddo pungente, sembra di essere in inverno, però il calore del cuore è più forte del freddo, e quindi noi ci troviamo alla partenza di questo pellegrinaggio pieni di speranza e pieni di audacia. Lei ha detto che i nostri riti sono una ricchezza e la pietà popolare un patrimonio. Qual è il modo migliore per conservarli? Il modo migliore è di viverli a partire dalla fede, a partire da quello che rappresentano, cioè non rappresentano un simbolismo antico senza incidenza nel presente, rappresentano l'amore che si dona, l'amore che anche nel momento drammatico, più drammatico che la Madonna vive, la perdita di un figlio condannato ingiustamente, nel momento più drammatico è presente con il cuore pieno di speranza, con il cuore pieno di dolore, trafitto dalla spada, ma pieno di speranza. Quindi è a partire dalla fede di Dio che si dona a noi, della Madre di Dio che ci rimane vicina, è possibile. La compagnia di Dio a noi è il modo migliore per farci vivere anche le pratiche religiose e le processioni della Settimana Santa e questo momento straordinario. La fede rigenera tutto, se no le cose sarebbero puro folklore, invece è molto di più. È il dono che la processione, passando per le strade, per le case, porta davanti ad ogni casa, ad ogni città, porta in ogni casa attraverso la televisione, in ogni casa la benedizione di Dio, in ogni casa agli ammalati una parola di conforto, in ogni casa una parola di speranza. Oggi pomeriggio la lavanda dei piedi a Roma, quella del Santo Padre ai disabili, lei nella Basilica di San Cataldo ai pescatori. Perché ha scelto i pescatori? Ho scelto i pescatori perché c'è stato in questi mesi tutto un lavoro per il recupero della città vecchia, per la rinascita sia umana che urbanistica della città. Abbiamo fatto una bella, bellissima, straordinaria assemblea in Episcopio, e allora volevo dare un segno della vicinanza alla città vecchia e a questa categoria dei pescatori, che sono quelli che soffrono per le circostanze. Quindi proprio i Cavalieri del Santo Sepolcro hanno volentieri ceduto il posto, io ho chiesto, e quindi dare un segno. Sono stati contentissimi, commossi, in pianto, e hanno accolto il segno di questa preferenza perché possa continuare la loro attività, la loro vita, e con loro rinascere l'insieme della città vecchia. Anche lei si rivolge costantemente all'Addolorata quando le viene chiesto aiuto. Che cosa certo. Chiede? Beh, chiedo innanzitutto che come madre protegga l'ora del tuo apparire. Il freddo non ci ha fermati, perché grande è l'amore di questo tuo popolo, è immenso è il tuo amore, o madre. Tutta questa notte il freddo non ci fermerà. Dal venerdì santo a mattina inoltrata fino al giovedì santo dell'anno successivo, i tarantini attendono il tuo affacciarti, il tuo essere con noi. Chi non è di queste parti non comprende appieno l'emozione di incrociare il tuo volto e seguire quel tuo sguardo che orienta tutti i nostri sguardi verso il cielo.
Immacolata Madre di Dio, addolorata, mira il tuo popolo, bella Signora, sì, perché senza di te noi non siamo il popolo di Gesù. Non si può parlare di Chiesa se non sei presente tu insieme a tuo Figlio. Accade che per la fede le tue lacrime asciughino le nostre lacrime. Ti abbiamo strappato il cuore, Santa Madre, a causa di tanti peccati, eppure tu a noi continui a tenderlo dolcemente e sembri dire con il profeta: vi toglierò il cuore di pietra, vi darò un cuore di carne. Saluto Don Mimino 40, il priore Raffaele Vecchi e tutti i nostri confratelli e consorelle che stanno per porgere a noi fedeli i primi simboli della passione. Voglio incoraggiarli paternamente perché la stanchezza durante la notte non prenda mai il sopravvento, per poter continuare fino al compimento di questo atto di pietà popolare così importante per noi. Vorrei ringraziare tutti gli operatori dell'informazione, i loro editori, che con tanta generosità diffondono i sacri riti e ci permettono così di mandare un saluto a tutti i tarantini che risiedono fuori, agli ammalati, in particolare tutti quelli che nelle case ci seguono, il nostro saluto agli ammalati che hanno bisogno del conforto e della benedizione della Madre, a tutte le persone costrette in casa. Ma l'augurio più grande del vostro Vescovo è a tutti voi che gremite la scalinata e tutto questo spazio dinanzi alla storica chiesa di San Domenico. Chiedo a Maria di abbracciarvi e di benedirvi tutti. È inevitabile che chi guarda e partecipa alla processione si attenda che chi sta sotto la statua voglia con tutto il cuore, con tutte le sue forze, somigliare per coerenza al simulacro che porta sulle spalle. Date quindi, fratelli e sorelle, con audacia seguito alle vostre buone intenzioni, appartenendo a Cristo con tutta la vita. E come non notare la prontezza di Maria, che per prima qui a Taranto apre le processioni, è la prima processione. Non aspetta, si alza, parte, va incontro. D'altronde Maria, fin dalle prime battute del Vangelo, lega il suo eccomi ad una partenza, verso chi ha bisogno, verso sua cugina Elisabetta. Ella si muove per amore e ci invita a non attendere oltre, a rischiare la notte per i nostri fratelli. Aiutaci a fare come hai fatto tu, ad alzarci, a servire, ad andare incontro agli altri, ad andare particolarmente incontro a chi soffre. Che fede è la nostra se rimaniamo seduti e nel lamento, senza passione per il bene comune? Ci dice Papa Francesco nel documento Evangelii Gaudium, la gioia del Vangelo. Così dice Papa Francesco: Maria è colei che sa trasformare una grotta per animali nella casa di Gesù, con alcune povere fasce e una montagna di tenerezza. È colei che ha il cuore trafitto dalla spada e che comprende tutte le pene. Riunisce intorno a sé i figli che con tante fatiche vengono pellegrini per vederla e per lasciarsi guardare da lei. Qui trovano la forza per sopportare le sofferenze e le stanchezze della vita. In questi giorni ho incontrato e confessato tante persone che mi dicevano: padre, non ce la faccio più, mio marito è disoccupato, dobbiamo portare avanti la famiglia. E un'altra signora che mi dice: ma perché devo patirle tutto io? E un ragazzo di 12 anni, mi dicono che la fede non serve a niente, ma questi non mi vogliono bene, mi vogliono solo sfruttare. E così tanti altri. A notte fonda, cari amici,
non si esce più di casa se non per gravi motivi. Figuratevi quanto sia inopportuno per una donna lasciare la propria dimora da sola e di notte. Maria lo fa perché di urgente c'è la nostra vita, la nostra salvezza. Ella rischia la notte, è una mamma in cerca dei suoi figli. In mezzo alla crisi abbiamo bisogno di tante cose, ma soprattutto abbiamo bisogno di un amore infinito, l'amore di Dio e l'amore della madre. Ma il pianto di questa madre non ci muova solo a compassione, ci muova a conversione, perché ella sa dove trovarci, così come Maria sa dove condurci, a Gesù per Maria, cantano i santi, a Gesù per Maria vogliono inneggiare i tarantini questa notte. Cari fratelli e sorelle, l'addolorata, fasciata nel suo velo nero, raccoglie il dolore di ciascuno di noi con le sue braccia tese, ma promette fin da ora la certezza della resurrezione. Raccoglie il dolore di chi ha visto per causa dell'inquinamento la morte dei propri cari, la malattia dei propri figli, per chi ha visto l'angoscia dei padri che rischiano il posto di lavoro. Sabato scorso ho visitato vicino al Ponte Girevole, vicino al Monumento del Marinaio, gli operai dell'indotto della Marina in profonda angustia per i tagli che stanno per tagliare il loro lavoro e la loro vita. Mi hanno accolti con gratitudine e loro mi hanno chiesto di chiamare il Ministro della Difesa e l'ho fatto subito. E lei mi ha risposto e lunedì sono venuti tutti a ringraziarmi. Grazie Eccellenza Don Filippo perché ci ha visitati, non ci ha lasciati soli. Così fa la Madre di Dio, non ci lascia mai soli. Madre Santa, Vergine Addolorata, ti affido tutti questi tuoi figli. Benedici Taranto e in modo particolare questa città vecchia, perché a partire dai bisogni di quelli che ci abitano e con l'impegno di tutti possa risorgere, che la nostra città vecchia con la tua protezione possa risorgere. Thank you.
che ora il messaggio dell'arcivescovo. Ti aspettavamo, madre, abbiamo atteso tutti. Tuoi figli, particolarmente quelli che soffrono, quelli che hanno abbandonato la fede, quelli che sono perduti, quelli che ormai gli cadono le braccia, quelli che dicono non ce la faccio più, che si avvicino proprio alle persone che più sofferenti. E la madre ascolta, la madre assume su di sé il dolore, ma lo vuole liberare, lo vuole togliere dai figli. Per questo la invoco come madre della nostra città, madre della nostra terra. Lei nei giorni scorsi ha parlato anche con gli operai dell'Ilva, con i disoccupati organizzati, con gli operai della Dusman che protestano dinanzi alla sede dell'ammiragliato. Certo, lo dirò nel discorso, sono andato a trovarli, mi hanno chiesto di visitare, di parlare col ministro, sono riuscito a parlare col ministro della difesa e mi sono interessato, cioè proprio così, è come un'attenzione alla condizione di questi che perdono il loro posto di lavoro. Perciò lo facciamo proprio col cuore, la vicinanza a tutti, perché non c'è categoria che non abbia bisogno di vicinanza soprattutto. Non sarò io a risolvere i problemi, però mi faccio voce, prendo a cuore la causa e cerchiamo di offrire la luce che viene dalla fede e dalla esperienza della solidarietà umana. Quantomeno ci prova. Grazie a Monsignor Filippo Santoro, grazie per la sua grande disponibilità. Grazie. Con me c'è anche una consorella, ecco, approfitto prima che arrivi l'addolorata, Paola Galeone, che adesso ha un prestigioso incarico governativo nel Friuli Venezia Giulia. Ieri sera, in occasione di una iniziativa che abbiamo seguito anche nel nostro TG, ha parlato della Settimana Santa. Io stessa le ho chiesto, dottoressa Galeone, lei parla dei riti della Settimana Santa come una tarantina che vive a tantissimi chilometri di distanza, però il sentimento che prevale non è la nostalgia. Infatti, io vengo qui e lo ripeto, lo ribadisco questa sera, perché partecipare a questi riti mi ricarica. Non è un momento di malinconia, non è un momento di tristezza, ma è un momento per essere fieri del nostro territorio, un nostro territorio che sicuramente ha bisogno di tante attenzioni, però sicuramente, come diceva anche Sua Eccellenza prima, questo popolo che partecipa è un popolo che quindi ha ancora una grande voglia di riscatto. Soltanto per un anno è mancata questo bellissimo rito. Almeno l'anno scorso ha sentito la mancanza di questa processione. Certo, infatti ero stata insignita dell'onoreficenza di Dama del Santo Sepolcro e ho dovuto frequentare, ovviamente ho dovuto partecipare, però per me il cuore è rimasto a Taranto. Grazie, grazie alla dottoressa Paola Galeone. Angelo. Sì, grazie. Intanto scorgiamo già la immagine, la sagoma di questa statua bellissima che tra poco varcherà il portone e sarà collocata sul cosiddetto ballatoio di questa scalinata. E poi, come consuetudine, l'arcivescovo parlerà, terrà un breve discorso oltre a una preghiera. E poi la prima marcia funebre, che solitamente è a gravame del maestro Domenico Bastia, compositore che è molto apprezzato da chi ama questa tradizione musicale che accompagna i riti della Settimana Santa a Taranto. Solitamente l'apparizione della Vergine viene salutata da un applauso da parte della folla, che ovviamente dà un segno di affetto Calba, ovviamente il microfono sull'arcivescovo, e di devozione, mentre altri confratelli stanno scendendo le scale e quindi tra un po' si potrà snodare la processione nel suo percorso regolare. Proprio per quella folla che si ammassava è stato, come dire, predisposto un piccolo accorgimento da parte anche delle forze dell'ordine per lasciare un po' di spazio, perché il pendio è molto stretto, molto angusto, e quindi la massiccia presenza di persone potrebbe determinare
qualche problema, quindi solo per una ragione di sicurezza, ma ci sarà questo abbraccio ideale voluto dal priore Vecchi e dal suo consiglio di amministrazione. Nel suo discorso l'arcivescovo parlerà appunto di lavoro, ma intanto ascoltiamo l'aggravame di Domenico Bastia.